Tutto Volley, il primo pallavolista ad arrivare su YouTube Italia. Ma dov'è che è finito? Ragazzi, io l'ho trovato, l'ho conosciuto e l'ho allenato per voi. Guardate qua. Ciao raga, bentornati sul mio vlog. Oggi abbiamo un ospite. Chi abbiamo qua? Ciao pallavolisti, Tutto Volley. Mister Tutto Volley. Sì, io nome e cognome Tutto, nome e cognome Volley. A parte gli scherzi, è venuto a trovarmi Ferdinando di Tutto Volley. Ferdi, per gli amici, dai. E adesso stiamo andando a spaccargli un po' il culo in palestra, ragazzi. Vediamo come si comporta. Sei carico? Sono carichissimo. Voglio un po' vedere se so palleggiare, se sono in grado, se mi dai una mano, se qualcosa risolviamo a Edward mani di forbice. Ci proviamo, ma non facciamo miracoli. Vola ragazzi, si vola. Oggi, lo vedete? Oggi è vivo, tra due ore non più. Speriamo, dai, che io mi sembra di solito per recuperare. Oggi è vivo. Ammazza. Wow. Cos'è una cosa fondamentale dei palleggiatori? Velocità di piedi. Bravissimo. Sì, sì. Andiamo a lavorare sulla rapidità dei piedi e l'uscita dalla posizione verso un ipotetico obiettivo, che può essere andare sotto la palla. La prima cosa da fare è trovare la distanza giusta dalla rete, un metro, perché così riesci ad arrivare in anticipo sotto la palla, sempre. Io passo destro. Vedi che anche se sono attaccato se la palla deve essere indietro, io sono sempre lì che chiudo, destro-sinistro. E questo mi porta sempre a dare quella rotazione, quella velocità che mi serve per palleggiare la palla veloce. E la palla esce sempre. Sempre pa, 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 pa. Non è mai morta. Se tu fai le cose fatte bene, la palla sarà sempre con la traiettoria giusta, ok? Vai. Bravo. Per andare sotto la palla, stai facendo questo. Invece tu devi andare sotto la palla, pollici, e da qua spingi. Mini volley, è la base, palla sotto la testa, poi si perde. Perché l'altro casino della pallavolo, secondo me, è che, vabbè, soprattutto a livelli medi, no? Non c'è più il tempo a volte di stare attenti alle cose, cioè di rimettersi a vedere la tecnica, correggere quegli errori, quindi ti porti avanti degli errori a vita e non sai neanche di averli e li interiorizzi. Sono d'accordo. In più, se ci metti quel canestro lì, la gente pensa solo a far canestro. Esatto, ma infatti è per quello che ti dicevo. Sbaglia, ragazzi. Cioè, insomma, andare, cioè se mi metti quello, lo piglio. Sì. Però non ha senso, cioè non è un'alzata che funziona. Ok, però al contrario col piede. Dov'è che prendi il tempo? Sulla quick sarà un po' passato il sinistro quando io ho la palla tra le mani. Sulla super magari stai approcciando il sinistro, ok? Sei tipo così sulla super. Sì. E invece sulla quick sei già passato e ti manca solo un piccolo step. Focalizzati su quello per prendere il timing giusto. Sei già così o tutto storto? Invece la palla quick o super tu puoi attaccarla in tanti punti. Sì. Torniamo all'alzata, siamo divertiti. L'esercizio che andremo a fare adesso è un propedeutico per l'alzata con la punta in pipe. Vediamo come è messo, raga. E se vuoi alzare la palla, quella là è diventata la palla dietro. Sì. Non puoi fare cose così. Buona! Oh yes! Qua davvero buona. Oh yes! Ho paura di queste cose. Devo di far quadrupla se mi metto a fare. E invece no. Zio, guarda come cazzo è uscita sta palla. È la miglior palla della tua vita. Guarda come ci va da sola là. Non è male. Ora fai questo e vai in copertura. Non è male. Mi piace? La vera differenza secondo me tra essere un palleggiatore e essere un attaccante che... Eh no ragazzi, mi dispiace, ma questo dovete guardarlo sul suo canale. Ferdi, una figata, mi sono divertito un sacco perché è tutto molto diverso. Anche essere allenato da solo è praticamente la prima volta. Vero, one to one. One to one, ho questo culo, mi invidiate, lo so. Oh, faccio bambina. Nessuna bambina è stata investita, ragazzi, stanno tutti bene, non vi preoccupate. Ragazzi, oggi Ferdi avrà la fortuna di mangiare un piatto di Chef Nick. Vi faccio sapere. Potete più uscire video? Ah, no, è normale. No, è normale. È normale. Visto di... Oh, potete insultarlo, veramente? No, dire così che parte. Madonna, devi pubblicare. Devi pubblicare. Basta, devi pubblicare. Basta.
Abbiamo studiato questa ricetta dopo anni e anni di pratica. No ragazzi, è semplicissima, ci vogliono 2 minuti. E si mangia, Ferdi. Però voglio un commento onesto e non falso. No, no, è il weekend in cui ci giudichiamo, lato video, lato pallavolo. Troppo onestà fa male. Com'era? Buona. La pancia bella carica, ma ci voleva dopo. Era molto buona. E avevo la pancia, piena e dopo 4 ore di riprese praticamente era quello che ci voleva. Madonna. Era un po' di chilling. Sono stato più in palestra stamattina che ieri che ho giocato. Cosa si fa per i video? Fate crescere sto canale, Cristo Dio! E smettete di seguire lui che non pubblica mai no, più. No, non è che devono smettere. Basta! Nel senso, basta seguire anche te. Dovete seguirlo, però bombardatevi i messaggi perché deve pubblicare. Deve pubblicare. Devi pubblicare. Devo, non me l'aveva ancora detto Nicola, solo da quando sono arrivato. Ho messo piede in Austria che lo sento. Ragazzi. Direzione, centro, così vi facciamo vedere un po' Innsbruck. Che dici? Sì, ma quanto è cool sto ragazzo? Ma no, guarda che cool, eh. Sono drip. I giovani dicono drip. Drip? Drip. Io sono poco giovane da questo punto di vista. Anche io, però l'ho imparato perché il mio cugino è giovane. Adesso abbiamo un backstage clamoroso. Siamo in centro. Good vibes. Mamma everywhere. Mia. È bella Innsbruck con questo mood, con questo sole. Poi è la figata. È che qua sopra si scia, mia attiva terrestre Nico. E quindi la gente la vede in bici con gli sci. Vedi, gente in bici, gente in sci, gente seduta con gli sci. Con gli sci in piazza che con l'aperitivo. E gli sci. E gli sci. Bellissimo. Infatti peccato che questo ragazzo è un giocatore professionista, sennò me ne andavo a sciare. Vabbè. Non si può, raga, non si può. Questa città, più che bella, è premium, perché non è solo premium quando giri le strade, i negozi, l'ordine, è premium anche la vista naturale. Quindi ti senti, non lo so, a parte non un po' una cartolina, ma comunque sia, senti un po' che hai i soldi, anche quando non ce li hai. Cioè, figo. Live reaction. No, troppo dolce. Male ragazzi, bocciato. Ferdi. Ma quindi, perché sei venuto a trovarmi fino qui a Innsbruck? Hai preso 14 treni? Me lo sto chiedendo anch'io, no, in realtà è valsa davvero la pena. E mi piaceva l'idea anche di fare, tanto una vacanza, una mini uscita dalla mia casa, città, eccetera, mi faceva piacere. Poi vabbè, conoscerti per parlare un po' di progetti futuri, per capire cose, per creare sinergie e anche per parlare di canali YouTube e poi anche per il fatto che quello che mi succede ragazzi è che lavorare sempre da solo nel mio studio, nel mio ufficio, comunque mai a contatto con chi fa YouTube proprio, a volte è un po' alienante, quindi stare insieme, vloggare tutto il giorno che stiamo vloggando io col mio, lui col suo, e quindi questo è figo perché cioè è un po' come sentirsi a casa, è un po' come avere un collega per una volta, cosa che è difficile avere qua su YouTube. E poi anche per parlare di pallavolo, per vederla da altri punti di vista, c'è un sacco di cose figo. Oggi sto dicendo solo figo, perché sono contento, cioè. Esatto. Non ho sinonimi per oggi però. Però sta dicendo figo in tutti gli ambiti, cioè pallavolo, palestra, città, tutto quanto ragazzi. Beh, io ragazzi, cioè, oggi sto avendo tutto. Allora, una vacanza in un posto carino e tranquillo, pallavolo in una palestra molto figa con un ragazzo bravo rispetto soprattutto a quello a cui sono abituato, cioè. E pallavolo e YouTube, quindi c'è YouTube. Proprio... tutto ragazzi. Proviamo che si possa parcheggiare. Parcheggiata un po' da galera come sempre. Grazie, sto facendo il vlog, grazie. Allora, tanto per cambiare, stiamo andando a mangiare. Andiamo a mangiare perché oggi abbiamo... mi sono mangiato, Cristo Dio. No, dai, 4 ore. Io mi sono allenato. Lui si allena, io no, ragazzi, io ho giocato ieri, basta. Tra l'altro, sto andando a mangiare cibo tipico per la prima volta da quando sono qua, ragazzi. Cioè, c'è una prima volta per tutti e... sempre. Sì, è colpa del navigatore, certo. Non lo so, sì, è colpa di me. Qui, Marco zio, ma che cazzo do il navigatore in mano a un genovese? Ma che sto dicendo? I genovesi sono grandi navigatori. Sì, una volta. Mille anni fa, eh. È mille. No, come. Ragazzi, questo è un insulto all'Italia, nei secondi piatti. Lasagne nei secondi piatti.
Questi sono proprio belli, Nico. Tu, Triste di Canederli. Triste di Canederli, per stare leggero. E questi mi attirano tantissimo. No, questi sono buoni. E dopo che ci siamo salutati, ragazzi, questa quasi 3 giorni di pallavolo e vlog è terminata. Volevo ringraziare Ferdi, appunto, di Tutto Volley, che è venuto a trovarmi. Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato tanto, soprattutto di progetti futuri, quindi raga, state collegati. Vi invito ovviamente ad andare a vedere il suo canale, anche se credo lo conosciate già. Come sempre, raga, vi voglio bene, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Fate i bravi e ci vediamo nel prossimo episodio.